Io qui c'ho una cosa bellina, bellina, bellina. Tu sai cos'è l'acuologia? Cos'è? Sì, quella che dimostra in maniera matematica l'esistenza di Dio. Ah, l'hai letto anche tu? Bene. Adesso noi abbiamo degli acuologi, persone che dimostrano in maniera matematica l'esistenza di Dio. Auguri, acuologi! Questo, cioè, il problema È una teoria che fa molta acqua per me. Cioè, volutamente forse il nome hanno scelto l'assonanza per dimostrare la storia. mi ha telefonato, metto le devi leggerti questo, perché se no, dai. Va bene. Semmai, infatti, sai, certe volte certi nomi sono già indicativi della non natura. L'assonanza con l'acqua, e dire, sai, in modo di dire popolare, che fa molta acqua, vuol dire che è proprio una teoria strampalata. D'altronde i cristiani sono abituati ad arrampicarsi sugli specchi, a fare i salti mortali per dimostrare l'esistenza di un Dio che non è mai esistito, di un Cristo che non c'è mai stato, insomma. Non mi meraviglio di questo. Va bene, abbiamo telefonato al 049 700 700, 049 700 838, se qualcuno dovesse voler telefonare. Pronto? Ciao, ciao bello. ciao, ciao. Mi vede bene, Carlo? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Repubblica di oggi, pagina cultura, Ratzinger contro Harry Potter. Ah, certo, dimmi, dimmi. Presa pagina, era, trovate delle lettere contrarie ai libri sul piccolo mago. E dopo, e lì, detto Ratzinger, dice una sottile seduzione che corrompe i giovani, che lettere. E dopo dice, distorce nel profondo la cristianità dell'anima. Questo libro Addirittura. qua, questo libro qua è talmente pericoloso dopo che c'è una bella pagina appunto sul post-secolarismo. Il ritorno della fede, il grande ritorno della fede su Reset, un'intervista a Klaus Seder, autore di un saggio sul nuovo senso religioso europeo. Negli ultimi anni una diversa visibilità del sacro è entrata nella sfera pubblica. Tutto iniziò con Solidarnosc. Va bene. E su Reset non so che rivista che C'è sia. una rivista È una rivista, mensile. sì. Era niente, sulla pagina della cultura, sempre di oggi, che se. Umberto Galimberti, un bell'articolo, tutta pagina, della psiche conformista, quando la psicologia diventa fenomeno di massa. E qua nomina un libro, appunto questo argomento, del ungherese Madonna, rivedo poco, e Feltrinelli, Vabbè. Frank Furedi. Si intitola naturalmente sì, il nuovo conformismo, troppa psicologia nella vita quotidiana. Feltrinelli, pagina 294, euro 25. Niente, c'è un Toru Furedi che parla appunto, che dice il rischio è di creare un senso di vulnerabilità e quindi di bisogno patologico. Sindrome ansiosa, mancanza di autostima sono ormai termini quotidiani. Penso che sia un sociologo, lei è un sociologo comunque, io non so se sia un libro che No, non conosco l'autore, perciò. non conosci, No. No, neanche a me mai sentito. neanche a me mai sentito. Comunque penso che dopo a metà, sempre nella Repubblica di oggi, che sono la lettera di Augias, che adesso ci proveranno, stanno attaccando la 194, cioè uno che scrive e Augias che risponde che pian piano stanno provando insomma pian piano a fare un pasticcio, no, capito? Noi di pasticci non mi attira via, come dire, no, mai fa una cosa ad arte, Certo. pasticciano la legge, sicché non conviene più, insomma, sta a far abortire qua, Se va all'estero. che ritorna ad andare all'estero e ritorna in mammane, Sì, comunque c'è sì, sì. da leggere l'articolo, uno che scrive naturalmente cattolico. E niente, dopo qua. Ah sì, che se Christopher Hitchens che ha scritto un nuovo libello con 10 pagine in più della missionaria, Ah, questo è il la missionario. missione missionaria, sì, che se è un amplificato di 10 pagine. Dopo è uguale altro, però che se in appendice, che se dunque il sentito è Il diavolo e Madre Teresa.
10 facciate, l'ho preso 7 euro. Ah, è una nuova edizione anche italiana? Sì, sì, ed è la, sì, la minimum fax. Sì, sì, sempre la stessa, con 10 pagine in più praticamente. 10 pagine, perfetto. Beh, già così, però, insomma, però ricordiamo appunto la produzione delle missionarie, appunto Minimum Fax, la nuova Minimum edizione. Fax, sì, sì, che sì, c'è sì. Da trovare, da leggere, insomma, perché se... E dopo, non so, Marco Auger. Auger? Marco Auger, appunto, Poteri di vita, poteri di morte, non so se conosci, di Raffaello Cortina, Introduzione a un'antropologia della repressione. Mm. La nozione di repressione non ha alcuna considerazione, consistenza antropologica, se viene semplicemente usata per caratterizzare un tratto essenziale della società occidentale o anche un insieme di forme politiche di cui la società occidentale sarebbe la realizzazione compiuta, cioè un'antropologia che fa, diciamo, rimpiattini tra le società arcaiche, le società arcaiche, quelle moderne, insomma. Sì, ecco, sì, che poi è il campo di Auger, no? Cioè lui ha fatto gli studi in Africa e poi ha scoperto le società antiche. Io penso che sia valido, insomma. Sì, sì. Vabbè, ma il Vaticano ce l'ha sangue con Auger, eh? Appunto, quando ha scritto il libro sul paganesimo... No, quello è stato tradotto, perché è stato scritto 20 anni fa, 25 anni fa. Sì, te può immaginare, ecco. Dopo, l'impuro folle, che sapeva qualcosa? No. Di Roberto Calasso. Beh, ha scritto diversi libri, ma è uno dei primi, sì. Ho trovato in puro folle, però se sulla psicologia parla di, appunto, di Schreber, il caso Schreber de Freud, cioè quel malato di madre paranoia, parla appunto di più sulla, sempre diciamo sulla antropsicologia, psicanalisi, che se dei vari sì, sì, ormai si spazia su tutte le discipline, sì. non è più una cosa. Comunque è un libro sì, sì. Ma ti viene un poco del tutto quasi il Pavone, il presidente, che sei prosa, poesia, che sei dati, insomma. Ecco ragazzi. Bene. Va bene. Beh, bella questa notizia che è uscita la nuova edizione della produzione delle missioni. Quella adesso ne parlerò anche per radio, adesso farò un po' di... 10 paginette, ho visto per caso, perché c'è un libro piccolo, ho visto, certo. Questa qua me la bevo. Ciao Claudio, non sarò un mio amico che ti rifiuti il dischetto, no? No, parlo fra quelli che hanno partecipato al rito, no, scherzi. Anche perché non ho mai partecipato. No, c'è una questione. No, guarda che nessuno dei nostri amici, nessuno di quelli che conosciamo noi personalmente, avrà il rifiuto. Nessuno, torno a ripetere, interpretate in maniera corretta, nessuno di quelli che noi conosciamo personalmente. Madre, fin adesso facciamo finta che... No, ci conosciamo personalmente, ma non c'è, ma era perché quelli che sono venuti a rito non pensino, ma sono io quello che non me lo dà. No, nessuno di quelli conosciuti personalmente. Ecco, poi chi ha fantasia ci arriva, sai. Guarda, tu non hai partecipato al rito, non puoi saperlo, capito? Però chi ha partecipato lo sa. Sì. D'accordo, lascio spazio. Ok, ciao. Buona giornata. Beh, notizia interessante. Pronto? È quello della posizione del missionario. Sì, Raffaello. Ciao. Come state? Bene? Noi bene. A parte il freddo torrido. Sì, certo. Niente, volevo parlare del fatto che ci avete fatto riflettere sui sensi di colpa. E io ho fatto tutte le esperienze più estreme con le droghe, mi ricordo di aver provato l'LSD ascoltando i Pink Floyd, mi piaceva anche. E dopo penso di aver sbagliato. Ho capito, ciao bello, ciao. Questo ha fatto tutte le esperienze, manca un pochetto, vabbè, lasciamo perdere, forse è meglio. No, vabbè, siamo arrivati. Pronto? Ciao Francesco. Volevo riferirmi a quanto stavate dicendo su prima, sulle letture
sulla lettura dei giornali. Dimmi. Sulle sparate di Ratzinger. Anche. Il pastore tedesco. Però io penso che sarà l'inizio della fine, perché cosa fa concorrenza all'Iran questo? Cioè, non ho capito. E allora, dopo l'illuminante periodo storico in cui i cieli d'Europa erano rischiarati dai roghi di migliaia di donne condannate con prove false, e che dopo, chiuse tra le mura domestiche, private dei diritti civili, e che fino a 50 anni fa non potevano votare, ed erano sotto la patria potestà sia del padre che del marito, poi. Certo. Ci vogliamo riportare a questi periodi qua. E perfino nelle fiabe, se noti, c'è sempre stata una strega, Hansel, vedi Hansel, Hansel, Gretel, la brutta, bella, cattiva e violenta. Biancaneve, no? In cui vengono sempre descritti i lati, diciamo, distruttivi del carattere femminile. Comunque io penso che tutte, che qui siamo nella sfera, nell'influenza politica, sociale americana, perché vedi anche Bush fa parte di una setta che si chiama i Risorti di Dio, no? Sì, cristiani rinati. Cristiani rinati. Ah, sì. Allora, io avevo qua un libro, appunto, che parlava di questa democrazia, diciamo, americana, no? Un libro di Benoit, vi leggo due righe. Sì? Il male americano, vero? Sì, bravo, ce l'hai? Ce l'ho, sì. Ah. Vai, tranquilla. Comunque dico lo stesso. Certo. Sono due righe. Dice questo... l'America nasce così da un'avventura a carattere religioso. Lo dice anche Hillman in un terribile amore per la guerra. Lo dice anche Hillman in un terribile amore per la guerra. La stessa cosa, vai tranquilla. A carattere religioso, biblico per l'esattezza. E sin dal principio il mito della terra promessa, propagato da tutto un pullulare di sette, si rivela in forma immanente. Prende forma di religiosità sociale. L'americanismo trova il suo principale supporto nella religione, come la religione trova il suo principale supporto nella democrazia americana. L'unico punto di convergenza la Bibbia. Ad eccezione di Israele, in nessun altro stato del mondo, la Bibbia costituisce, come in America, il centro della vita sociale. Comunque diceva che anche Nietzsche metteva in guardia sulla pericolosità del aveva denunciato nell'americanismo un periodo mortale per l'Europa, proprio per motivi religiosi. Certo. Comunque io penso che, alla fine tutti i miei interventi vanno a finire là, io penso che la donna mini o abbia sempre minato le certezze fondamentali del mondo maschile, perché non si spiega... Ma più che altro del mondo cattolico, sai, che il mondo maschile. Sì, ma quando c'era, diciamo, nella bella epoca dei roghi, diciamo che anche i medici, anche la scienza si è trovata d'accordo su queste persecuzioni. Sì, 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 ma era tutta una società in mano alla Chiesa Cattolica. Una società in mano, ma diciamo maschile. Sì, sì, beh, se vuoi sì. Forse... Beh, non è neanche maschile. Cosa? Noi sappiamo che esistono altre dinamiche un po' più complesse, un po' più bruttine, però non usiamo dirle per radio, perché altrimenti possono essere fraintese. Mi dispiace che non possiate dire. lo so. È molto interessante sentirle, sentirne di più. Comunque,
Secondo me quello che sta dicendo adesso questo Ratzinger, per me sarà l'inizio della fine, perché è una cosa, sono cose ridicole. Sì, che siano cose ridicole sono cose ridicole. Sì, ma inaccettabili. Non sappiamo quanta forza militare hanno dietro. No, è che diciamo che anche nell'Opus Dei, negli eventi dell'Opus Dei, troviamo politici sia più di destra, naturalmente, più conservatori, ma anche qualcuno di sinistra. Sì, sì, no, ma indubbiamente. Ma è come con la P2, come altre fazioni, no? Nascono in maniera abbastanza ridicola, perché anche l'Opus Dei è nata, anche i Legionari di Cristo nascono ridicoli, ma poi quelli che sono gli intrecci sociali, quelle che sono le dinamiche, possono far avere la forza, capisci? Cioè a un certo punto uno viene eletto, sta tra il potere, sta altro di qua, sta altro di là, e comincia ad aggregarsi una forza di devastazione, in tutto sommato. E può essere anche una risposta, diciamo una reazione per quello che sta facendo il governo di Zapatero. Hanno paura che anche in Italia possa succedere una cosa del genere, sì, indubbiamente questo. Ma succederà molto più avanti, perché qui abbiamo la fattura del Vaticano, con annessi e connessi, però diciamo che sicuramente prenderà piede anche in Francia, in Germania, certamente l'Italia sarà ultima, ma sì, l'unica cosa è che in Italia avrà la valenza politica del la valenza religiosa del paganesimo politeista, perché soltanto con un'altra forma religiosa diversa da opporre al Vaticano, cioè da opporre alla morale vaticana, può cambiare la società. Purtroppo in Italia le dinamiche sono così. Certamente sono d'accordo, però io penso anche, per esempio, come la Spagna, che c'è una forte presenza, diciamo, clericale, c'è una lo stesso. Sì, però c'è anche una. Ha avuto anche un grandissimo movimento laico e di rifiuto del clericalismo, capisci? Sì, sì. E questa è stata la forza della Spagna. Esatto, era quello che volevo dire, sì, giusto. E questo in Italia invece questo non c'è. Come succede anche in Francia. Esatto. Che sono laici proprio per eccellenza. Sì, per storia. Sì, certo. Veramente all'estremo, diciamo. Loro sono orgogliosi proprio. Sì, sì, di poi. Che poi trovi questo orgoglio da destra alla sinistra, capito? Cioè non è che ti dici è una cosa di destra o di sinistra, no, è proprio sociale. Esatto, ed è questa la loro forza, esatto. Diciamo, mentre qui siamo più, diciamo, assomigliamo più, non so, agli USA, agli Stati Uniti. Come... Abbiamo parecchi problemini, sì. Sì, siamo un po' più... Cioè abbiamo uno stato delle istituzioni e funzionari che sono estremamente laiche, questo sì. Sì. Abbiamo però delle tensioni a livello politico, a livello anche di politica locale, che sono estremamente integraliste. Cioè viviamo questa contraddizione, capisci? Siamo sempre state due fazioni, prima i guelfi dell'Iri e sì. Siamo sempre state due forze opposte. E questo si è manifestato in tutto, anche certo. Nell'ultima guerra, anche nelle forze certo. Stesse partigiane, c'è sempre stato uno di qua e uno di una forza conservatrice e un'altra certo. più, insomma. Va bene, metto giù. Purtroppo devo lasciare la visa. Cosa? Devo lasciare la visa e dopo... Non sapevo che era così tanto che parlavo. Comunque io vi faccio soltanto una cosa, vorrei sentirle quelle cose che tu... Sai, aspettiamo di fare in modo di non essere fraintesi. Aspettate di che cambino il Papa. No. Ok. Ciao. Ciao. Niente, la trasmissione è finita perché chiaramente è arrivato al Vise per la prossima trasmissione. Ciao a tutti. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, io vi do appuntamento alle ore 19 e alle ore 19 farò un po' di email che ho messo là sul blog di Scalfari e farò un po' di cose che... un po' di cose che ho messo sul forum parlando di paganesimo, per cui dalle 19 alle 20 sentirete parlare di paganesimo. Faccio questo e vi do appuntamento naturalmente per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ciao.